È tornato a riunirsi questa mattina il Consiglio Comunale dell'Aquila. Tre i punti all'ordine del giorno, tutti approvati. Il regolamento per il servizio di accertamento documentale di ispezione degli impianti termici ai sensi della normativa regionale, il programma interpretato per la realizzazione di un complesso residenziale nel quartiere della Torretta e il regolamento per il verde pubblico. Approvato all'unanimità il regolamento per il verde pubblico proposto dall'Associazione Urban Center dell'Aquila. Sì, per noi è una grande soddisfazione. Il regolamento prevede sicuramente maggiori fasi partecipative, che per noi era fondamentale che appunto le persone riprendessero anche a occuparsi degli spazi che vivono, e prevede anche altri aspetti rispetto ai parchi gioco, rispetto alla pianificazione per esempio dei parcheggi, di come dovranno essere strutturati i nuovi spazi verdi in una riqualificazione urbana della città. Ha approvato anche l'emendamento aggiuntivo di Romano Rotellini e Verini per utilizzare camere di videosorveglianza nei parchi pubblici. Il Consiglio è stato poi l'occasione per l'opposizione di presentare tre interrogazioni. Prima interrogazione all'ordine del giorno, marciapiedi in via Antica Rischia. Abbiamo aperto il Consiglio con un problema concreto, i marciapiedi di via Antica Rischia che sono in condizioni pessime. Sono marciapiedi di una strada ad alta percorrenza con un movimento di bambine, bambini e adolescenti molto elevato per la presenza delle scuole. Purtroppo la risposta dell'amministrazione è stata del tutto insufficiente, perché mi hanno detto che hanno un progetto di massima pari a 700.000 euro, ma non hanno i soldi. Seconda interrogazione all'ordine del giorno, i disservizi del trasporto pubblico all'Aquila. Beh sì, è una questione che ho sollevato qualche settimana fa all'indomani della notizia apparsa su tutti i giornali sui disservizi annunciati dall'AMA e giustificati in maniera abbastanza surreale attribuita alle rigide temperature che qui all'Aquila insomma sono all'ordine del giorno. Di fatto dalla risposta alla mia interrogazione emerge attraverso una serie di giustificazioni un quadro di difficoltà tra carenza di personale, e parco mezzi ancora completamente da rinnovare, autobus elettrici non presenti, acquistati ma non in grado di circolare per incapacità attualmente a ricaricarli, e dipingono un quadro che giustifica tutti questi servizi ma che non risponde agli obiettivi. Con la terza interrogazione si parla del piano di classificazione acustica. Sì, l'obiettivo di questa interrogazione era quella di capire a che punto si trova l'iter di approvazione per quanto riguarda il piano di riclassificazione acustica del Comune dell'Aquila, che attendiamo ormai da anni. L'obiettivo di questa interrogazione è quindi quello di velocizzare l'iter di approvazione di questo piano per far sì che i cittadini possano avere questo piano di riclassificazione acustica, perché lo vediamo negli ultimi anni, tutti gli eventi estivi e non estivi che nascono per esempio all'interno del centro storico, che disturbano la quiete pubblica durante la notte ad orari non consoni.